tutti la stessa falsità. E milioni di persone ancora adesso, e non lo so se voi la pensate così, ve lo direte, pensano che quell'aereo è stato abbattuto dai russi. Vedi a che punto siamo. E il giorno dopo hanno fatto le sanzioni. Anzi, due giorni dopo, l'Europa si riunisce e dice la Russia è cattiva, Putin ha battuto il Boeing e quindi a questo punto gli imponiamo le sanzioni. Così hanno fatto. Le sanzioni sono derivate dal fatto che hanno inventato una bugia clamorosa, falsa, perché quell'aereo è stato abbattuto dai servizi segreti americani insieme ai servizi segreti ucraini e noi abbiamo le prove. Quello che sto dicendo voi lo potete vedere tranquillamente su pandoratv.it, andate a vedere, scrivete Boeing e vedrete le prove di quello che sto dicendo, perché noi abbiamo le prove, ma nessun giornale italiano queste prove le dice, nessuna televisione italiana le mostra, che dimostra fino a che punto viviamo in un sistema di libertà dell'informazione. Come mai non le dicono? Eppure sono lì, sono a disposizione, glielo ho offerte, prendete. Se non vi va, le criticate. Mi chiamate in televisione e mi dici Giulietto Chiedo, sei impazzito? Io sto dicendo che il presidente degli Stati Uniti d'America è responsabile della morte di 300 persone abbattute sull'aereo malesiano, politicamente. Perché non mi chiamano lì? E invece non lo fanno. Silenzio. Non si deve parlare di questo, perché sennò la gente si pone dei problemi. Ecco, allora... questo è il problema. L'obiettivo degli Stati Uniti è liquidare la Russia il più in fretta possibile, senza fare la guerra se ci riescono, senza fare la guerra se ci riescono, per esempio ammazzando Putin, cosa che è all'ordine del giorno, perché si propongono di ucciderlo, l'hanno già fatto con, non pensate che io sto esagerando, l'hanno fatto con Gheddafi, l'hanno fatto, cercavo di farlo adesso con Bashar al-Assad in Siria, l'hanno fatto con Saddam Hussein, l'hanno fatto con Milosevic, l'hanno fatto con Arafat, perché non possono farlo con Putin, loro pensano. Sfortunatamente Putin ha un altissimo rating e in questo momento è in grado di difendersi. Se la Russia quindi resiste, l'obiettivo sarà quello di far fuori la Russia e Putin. Ma Putin avete visto che ha fatto una serie di mosse in Siria che ha spiazzato tutti. Tra l'altro, lo dico en passant, in modo che tutti abbiate chiaro quello che sta succedendo, e arrivo subito a Parigi e finisco. La Russia ha dimostrato che le sue forze armate sono in condizioni di contrattaccare in qualunque circostanza, e se ci sarà un attacco nucleare contro la Russia è in grado di rispondere. I 26 missili che la Russia ha fatto partire dal Mar Caspio e ha fatto arrivare su 26 obiettivi delle truppe, diciamo, dell'esercito islamico, tutti e 26 sono stati colpiti. Dopo 1500 km di volo sono partiti dal Mar Caspio, guardate la cartina, e sono arrivati sul territorio della Siria dove c'erano le truppe dell'esercito terrorista dell'ISIS. Questo gesto non serve semplicemente per colpire 26 obiettivi a terra, serviva per dire agli americani state attenti, perché se fate partire un solo missile nucleare noi risponderemo e risponderanno sul territorio americano ma anche sul territorio europeo. Noi saremo il bersaglio immediato di una controffensiva russa. Questo tanto per mettere le cose in chiaro. Allora noi siamo qui. Faranno qualche cosa? Putin ha cambiato il quadro della situazione in Siria. Loro si proponevano di fare piazza pulita, di Bashar al-Assad della Siria, bombardare tutto, cacciare via e mandare al potere dei tagliagole terroristi. È l'Occidente che ha costruito l'ISIS. L'ISIS è una produzione occidentale, vi dico anche di chi? Degli Stati Uniti, di Israele, dell'Arabia Saudita, del Qatar e della Turchia, oltre che della Francia e della Gran Bretagna. Ma è chiaro come il sole. L'altro ieri c'è stata il G20 e Putin, che è uno che sa quello che fa, ha detto pubblicamente
Sappiamo chi è che finanzia il terrorismo siriano, dell'esercito islamico. Sappiamo, sono circa 40 stati, di cui alcuni sono seduti intorno a questo tavolo, gliel'ha detto in faccia. Alcuni di voi che siete qui a parlare di pace e di lotta contro il terrorismo islamico sono quelli che hanno costruito il terrorismo islamico. Ve li ho detti chi sono. Lui non lo poteva dire perché doveva discuterci con Erdogan e con Obama, che peraltro non conta niente. Doveva discuterci. Ma io non ci devo discutere, io sono qui per dirvi la verità. E noi sappiamo che il terrorismo islamico è stato costruito in questo modo. Poi qualcuno dice, ma come fai a fare questa affermazione? Ma è molto semplice, chiunque di voi la può fare questa affermazione, non occorre essere uno specialista. Quando si costruisce in un anno e mezzo un esercito di 70.000 uomini, perché tale è la dimensione dell'esercito islamico, quello che chiamano adesso Daesh, ISIL, 70.000 uomini. Qualcuno di voi si è fatto la domanda quanto costa mettere in piedi un esercito di queste dimensioni? Costa, eh? Bisogna pagare 70.000 uomini. Quanto gli danno non lo so, ma fate un calcolo medio, 400 euro al mese, più o meno. Qualcuno sarà pagato di più naturalmente, perché vanno a morire, ma insomma, siccome la mano d'opera è quanta se ne vuole, facciamo 400 euro. Fate il conto, questo esercito sta combattendo sul territorio dell'Iraq e della Siria da 3 anni. Fate il conto. Poi dovete metterci i carri armati, i Toyota, le mitragliatrici, i fucili, i sistemi di comunicazione, i camion che servono per trasportare il petrolio. Putin l'ha detto ieri. Dall'alto, da 5.000 metri, si vedono le colonne di camion che vanno a vendere il petrolio a chi? A chi vendono il petrolio questi qui? Alle nostre aziende petrolifere, cosa vi credete? Questi si finanziano vendendo il petrolio a noi, i terroristi. Ma lui dice, Putin, noi dall'alto dei nostri aerei li vediamo dove vanno queste colonne. E come mai non le avete bombardate fino ad ora? Siamo gli unici che le bombardiamo. La Russia è l'unica che sta facendo il bombardamento contro le truppe del terrorismo islamico. Gli altri finora stanno zitti. Oh, Obama, il nostro presidente francese Hollande, adesso dopo l'attentato di Parigi, ha mandato a bombardare la capitale, Raqqa. Bravo. Ma fino a ieri, Hollande finanziava questa gente. E noi lo sappiamo, lo sanno tutti quelli che devono sapere queste cose. Lo sappiamo. Fino a ieri li hanno protetti, li hanno aiutati. Bombardavano le truppe di Bashar al-Assad, bombardavano le truppe governative della Siria, ma non bombardavano i terroristi islamici. E poi improvvisamente, ecco fatto, Parigi. Perché Parigi? Non lo so, esattamente perché Parigi non lo so. Ma una cosa è certa, che tutta questa storia che ci hanno raccontato su Parigi non sta in piedi. Ecco. Non sta in piedi. Tutto molto puzza di una grande operazione politica alla quale hanno preso parte una parte di kamikaze, sì, una parte di kamikaze c'erano, ma non erano solo i kamikaze, c'erano dei professionisti che sono entrati in azione e che sapevano perfettamente dove dovevano andare. Questa è la mia interpretazione. Poi se qualcuno ha dei dubbi dirò una cosa che non sapete, non lo sa nessuno perché nessuno l'ha pubblicata ancora, salvo me. E cioè che l'inchiesta sul famoso massacro di Charlie Hebdo, lo ricordate? Ah, Gesù Charlie, tutto il mondo, tutti a piangere, a strapparsi le coppe, la libertà di espressione, la libertà di satira, Charlie Hebdo. Sapete che l'indagine su Charlie Hebdo è stata fermata un mese fa dal governo francese con l'argomentazione che si tratta di materiale sensibile, di segreti di Stato che non possono essere rivelati. Quindi la verità su Charlie Hebdo non la sapremo più. C'è un rapporto tra Charlie Hebdo e questa? Con tutta probabilità sì, non sappiamo, non lo possiamo dimostrare. Tutti quelli che hanno partecipato a Charlie Hebdo sono morti e quindi nessuno può parlare. Adesso scopriremo molto presto che tutti quelli che hanno partecipato a questa ulteriore operazione terroristica a Parigi saranno tutti morti. Fine. Dobbiamo ascoltare le versioni
del primo ministro francese o di Hollande, il quale ieri ci ha comunicato che la Costituzione francese sarà modificata, sarà di fatto abolita in virtù di una necessità di difesa del terrorismo. Fra poco anche l'Italia, troveranno un modo, magari con un bel attentato terroristico anche in Italia, così tutti diranno, come ha detto il capo dell'antiterrorismo ieri, proprio ieri, ha detto state attenti che dobbiamo rinunciare a una parte della nostra libertà, già ci hanno già avvertito. Quindi tutto sta molto in piedi, ma sta anche molto storto in piedi. Allora, l'ISIL ha subito una sconfitta militare in Siria. La fine del regime di Bashar al-Assad è stata impedita. Adesso la Russia è sul terreno e nessuno la potrà togliere da lì. E allora questi hanno fatto una riunione da qualche parte, non sono sicuro che l'abbiano fatta in Siria, da qualche parte, hanno fatto una riunione e hanno deciso che adesso bisogna terrorizzare l'Europa. Chi sono questi signori? Sono quelli che stanno seduti intorno al tavolo del G20. È chiaro dove sta la situazione? Chiaro come il sole. Domani sera mi ha invitato, Paragone alla gabbia. Vado alla gabbia a dire esattamente queste cose domani sera. Esattamente queste cose. Vediamo come reagiranno. Naturalmente intorno a me metteranno 5 cani arrabbiati che mi impediranno di parlare. Questo è ovvio. Ma intanto vediamo di fare questa operazione, perché bisogna dire la verità, perché noi siamo in grave pericolo. Quindi, adesso terrorizzano l'Europa. Vediamo se riescono a terrorizzare abbastanza per prolungare le sanzioni contro la Russia, che scadono a gennaio. Se non ci riescono, troveranno qualche altra provocazione. Quindi state attenti, bene, adesso non vi dico leggete i giornali con attenzione, state molto attenti, perché ci sono 4-5 punti dove la situazione può essere rotta facilmente. E la si rompe con qualche operazione, come si chiama in termine tecnico, di false flag operation, lo dico in inglese, operazione sotto falsa bandiera. Ce ne sono una è l'Ucraina, dove per adesso c'è una tregua, si può rompere da un momento all'altro. Di fronte al Donbass ci sono già 20.000 uomini, 20.000 mercenari pagati dalle grandi corporation americane, la Vanguard Corporation, Rockefeller, Rothschild, sono già lì belle pronti, hanno pagato un intero esercito di mercenari al confine con la Russia, che aspettano soltanto che qualcuno gli dica di partire. Uno. Due. Il Baltico. Il Baltico è diventato una zona di completa occupazione militare dalla NATO. Le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia, Lituania, sono praticamente occupate dalle truppe americane della NATO, ai confini con la Russia. Il terzo punto è la Oltredniestra, la Repubblica dell'Oltredniestra, la Moldova. State notando che succede, cosa succede? No, non lo notate perché non avete tempo, ma vi capisco. Ma cosa sta succedendo? In Romania è caduto il governo, in Moldova è caduto il governo, in Macedonia è caduto il governo, e lì in mezzo c'è un paese che si chiama Transnistria, dove la Russia ha un contingente di interposizione legale. Allora, lì c'è un focolaio, il terzo focolaio dove può esserci una possibile esplosione del conflitto, in piena Europa. Quindi, siccome la Siria è finita male per gli occidentali, adesso è chiaro che l'attenzione si è risposta di nuovo sull'Europa. E lì io ritengo che sia uno dei più probabili punti dove avverrà la rottura. Dopodiché, se avviene la rottura, non è che noi possiamo pensare che sia una guerra locale, perché lì sono già contrapposti direttamente Russia e NATO. Russia e NATO vuol dire Russia e Stati Uniti. Le due grandi potenze sono ormai a stretto contatto di naso, si toccano. E quindi il pericolo di una partenza improvvisa di uno scontro nucleare è altissimo, altissimo. Voi non sapete quanto siamo vicini a questa situazione. Ecco, questo è il quadro in cui io ho inquadrato anche l'attentato di Parigi. Non credo che sarà l'ultimo, tutto lì. Se questo è quello che io intuisco, l'obiettivo è trascinare l'Europa in guerra.
primi, così noi saremo quelli che sperimenteremo più in fretta di tutti un attacco nucleare. E questo è quello che volevo dirvi questa sera per rovinare la Cina. E buona fortuna a tutti.